Eccoci, dai, siamo ad una quarta lezione. Facciamo questa per parlare del prezzo, per parlare in modo completo ed esaustivo, riguardo al modulo 3, il marketing operativo, del prezzo e come viene stabilito. Quindi andiamo a prenderlo, andiamo a prendere il libro digitale, ce l'avevo già io bello e pronto. Prendetelo anche voi, vi ricordo come ogni volta di prendere quadernone, matita o penna. Per i dovuti appunti. Vi ricordo anche che dobbiamo sempre, ripeto sempre, dobbiamo prendere appunti, uso la matita, dobbiamo prendere appunti perché le parti in blu, violetto, question avium, servono per approfondire e certamente qualcosa la ritroveremo tra le domande di fine modulo. Che cos'è il prezzo? Mappa concettuale, ne parliamo ormai dall'inizio dell'anno, mi sono presentato in questo modo. La mappa concettuale parla degli argomenti in sintesi e ci organizza mentalmente di come strutturare il filo logico di tutto il percorso. Il prezzo non è facile, il prezzo non è facile da stabilire. Un certo Warren Buffett, un guru dell'investimento online, della stabilizzazione di quali siano i concetti reali per poter determinare il prezzo, dice che il prezzo è quasi impossibile azzeccarlo e che il prezzo varia in base a alcune varianti importantissime, in base alla domanda, concorrenza, ai costi. Cos'è il prezzo? Ne parleremo. Parleremo anche del valore del prodotto trasmesso e di quello percepito. Parleremo di come verrà stabilito. Questo è mio figlio dall'altra parte. Parleremo di come viene stabilito il prezzo, come viene determinato e questo è quanto. Andiamo a pagina 144, pagina 144 del nostro libro. Cominciamo. Il prezzo. Il prezzo si esprime in termini monetari e rappresenta il valore reale di un prodotto. In ogni caso, nel marketing mix, il prezzo tra i quattro stadi, product, price, place e promotion, il prezzo è l'unico step che genera il ricavo da un punto di vista aziendale. Il prezzo è quello che genera la produzione del profitto. E gli altri, invece, come prodotto, pubblicità e piazzamento, generano costi per l'azienda di investimento. Quindi il prezzo genera la produzione, il poter produrre il profitto, che è un obiettivo aziendale tra i più importanti per poter sopperire alle spese di investimento al fine di poter portare in luce il prodotto. Si può stabilire un prezzo di un'impresa anche in base a come incrementare la quota di mercato, cioè come attirare la maggior parte dei consumatori. Il prezzo viene determinato per tantissime e molteplici strategie di marketing. Uno dei più semplici che influisce sulla determinazione del prezzo è la qualità del prodotto, la qualità di un prodotto e questa qualità come venga percepita dal consumatore. Alcune volte si compra un prodotto, vi faccio un esempio. Per la qualità intrinseca di questo. Altre volte si compra per la convenienza, ma a determinare il prezzo di un prodotto, influenza tanto, una triade di fattori fondamentali: il costo, la clientela al quale viene rivolto e la concorrenza, cioè i competitor. Il costo rappresenta un elemento importante, ma perché lo rappresenta? Perché è determinante, perché il costo viene determinato mentalmente da un ipotetico consumatore, cioè la clientela, una clientela specifica che è determinata a pagare, a corrispondere per quel prodotto una determinata cifra. Quindi il costo del prodotto, il prezzo reale, può anche allontanare o avvicinare la concorrenza. Come si fa a determinare? Siamo a pagina 146 già. Come si fa a determinare? Guardate, vi faccio vedere. Come si fa a determinare il prezzo di un prodotto? Siamo qui. Come si fa a determinarlo? È una cosa abbastanza difficile. Ci sono delle tipologie di scelta per poterlo determinare molteplici. Si possono classificare in base a dei processi, in base a delle fasi dei processi produttivi. E queste sono le tipologie di costi. Ci sono i costi fissi, i costi variabili, i costi medi fissi e variabili.
quelli semivariabili e i costi preventivi. Il costo fisso non varia mai al variare della produzione. Il costo variabile, il direct cost, varia perché in base alle quantità di prodotti andati in produzione, quindi ultimati, le materie prime abbassano il loro prezzo nella somma totale. I costi medi fissi e variabili invece sono dei costi che variano mediamente in base alla quantità della produzione, cioè più si produce e meno costa il prodotto. Un esempio lampante in catena di montaggio è che se si favorisce la formazione del singolo dipendente, si può incrementare la fuoriuscita di più prodotti, sempre con la stessa manodopera. Ovviamente nella stessa azienda, parlando dei costi fissi e variabili o di quelli variabili nel frattempo, possiamo pensare di dover comprare della merce come materia prima e pagarla, a minor costo perché è comprata in grandi quantità. Quindi è normale che se io debba comprare 1 chilo di riso o 100 kg di riso, quando nella mia volta ne comprerò 1 chilo, lo pagherò più di quanto avrò l'opportunità di comprarne 100 e tutti in una volta. Costi semivariabili. I costi semivariabili hanno una cosa che è caratteristica: ci sono sia i fissi che i variabili. Semivariabili vuol dire che la bolletta devi pagarla, i costi fissi per il canone devi pagarli, ma l'energia elettrica usata in più rispetto a una sovrapproduzione verrà in aggiunta. Ci sono anche i costi preventivi. I costi preventivi sono i costi, che vengono contabilizzati in fase, ancora pre-produttiva. In poche parole, vengono calcolati a monte. Sono dei riferimenti puri per non andare a creare dei flop, delle perdite. Per quanto riguarda, una formuletta semplicissima, ce l'abbiamo da questa parte, una formuletta semplicissima per poter, capire quanto debba essere il prezzo di un prodotto, possiamo fare quella seguente qui in blu, che è del prezzo, costi fissi, dei costi variabili, l'aggiunta più il profitto. Ecco, e per questo ne ho parlato. Che cos'è il profitto? Di profitti ne esistono, profitti marginali, e la giusta quantità da produrre. Parleremo di diversi profitti, vedrete. Il profitto marginale è un ricavo, è un costo marginale, ed è rappresentato dall'incremento o la diminuzione di ricavo. Il profitto marginale, viene stabilito per ogni unità precedentemente prodotta. In poche parole, il profitto marginale è un limite minimo di raggiungimento dei costi in termini di ricavo. E abbiamo delle tabelle che ce lo specificano, non credo sia difficile, ma nella tabella in verde vedremo che c'è una configurazione fatta apposta in euro per poter capire quanto, leggendo tutte le voci qui, per poter capire quanto questa possa essere contabilizzata o prevenuta. In poche parole, ripeto, il profitto marginale, la giusta quantità da produrre, vuol dire, parlare di ricavi marginali, dei costi marginali e di profitti marginali, che rappresentano l'incremento o la diminuzione di ricavo. Voltiamo pagina. Qui segniamo un bel segnalibro. Abbiamo anche un profitto marginale, tendenzialmente, che si avvicina e diventa uguale a zero. Cosa vuol dire questa cosa? Per raggiungere il livello di produzione ottimale, poi parleremo del break-even point, per raggiungere il livello di produzione ottimale dovremmo arrivare ad un profitto marginale, tendenzialmente, che si avvicina e diventa uguale a zero. In poche parole, per poter avere tutte le spese appagate, dobbiamo avere un punto di riferimento, tutte le spese ammortizzate, per la produzione, un punto di raggiungimento e quello deve essere. Oltre quello c'è tutto guadagno. Come si fa a determinare, questo punto? Secondo il metodo del break-even point. Il break-even point è un metodo strausato, digitate online lo vedrete, basta digitare BEP. O break-even point, è scritto anche qui, è un metodo utilizzatissimo per poter analizzare, le relazioni tra i costi fissi e quelli variabili, però ve lo spiego un po' meglio. In poche parole, il break-even point stabilisce il volume minimo di produzione per ipotizzare un prezzo minimo per singola unità. Il break-even point è un algoritmo
algoritmo che viene calcolato in base a delle soste di pareggio che sono basate su aree di perdita e su aree di profitti. Ce l'abbiamo a pagina 149. Quando vi chiederò del break-even point, l'importante è parlare di un punto che riesce a determinare a livello strategico e aziendale il volume minimo di produzione e ipotizza anche un prezzo minimo da applicare alla singola unità venduta. Non credo sia difficile, però io sono qui per approfondimenti. Abbiamo diversi esempi per poter calcolarlo, abbiamo diversi esempi per poter dimostrare come esso viene calcolato e ci sono alcuni esempi anche della praticità effettuata all'interno dell'azienda. Potete guardarli e potete approfondire. Andiamo a determinare il prezzo in base alla domanda. Se riusciamo. Ce l'abbiamo qui, ok. Per quanto riguarda, non mi piace sporcare il libro in questo modo. Andiamo qui. Che bello il digitale, alla faccia di chi si lamenta. Abbiamo il latte, parliamone. Per quanto riguarda la determinazione del prezzo in base alla domanda, dobbiamo pensare, ad una domanda maggiore rispetto alla produzione aziendale. Quindi cosa vuol dire? Determinazione del prezzo in base alla domanda. Può essere che sia maggiore, può essere che sia minore. In poche parole, il prezzo può oscillare tra un sovrapprezzo e un sottoprezzo al fine di poter agevolare le vendite. Esistono domande rigide e domande elastiche. Cosa vuol dire domanda rigida e elastica? Avevamo già parlato nel modulo 2. Per domanda rigida parliamo di una domanda stabile nel tempo e che si basa su prodotti di prima necessità. Quindi con esigenze di acquisto costanti da parte del consumatore. La domanda elastica è fatta da prodotti non necessari. Maslow ci insegna che alcuni di questi bisogni vengono appagati con dei beni che possono essere complementari da un punto di vista di considerazione o che vanno a gratificare, autogratificare la personalità aggiungendo ciò che serve per il normale sopravvivere. La domanda elastica è quella un po' più difficile da poter sopperire perché si parla di beni di lusso, beni di nicchia, di beni in aggiunta. Vabbè, ci sta, ne abbiamo già parlato, ne parleremo più in là. Come si fa a determinare il prezzo in base alla domanda? Per poter stabilizzare un prezzo in base a questa, bisognerebbe stimare alcuni valori dei prodotti attraverso le attribuzioni, del valore dal potenziale cliente, quindi con delle indagini di mercato di tipo qualitativo. In poche parole, bisogna chiedere quanto il consumatore valorizza e dia valore, a quel tipo di prodotto. Vi faccio un esempio. Se dobbiamo comprare un'automobile che è una monovolume per l'uso cittadino, non possiamo non considerare in quell'acquisto tra tutti i competitor che presentano monovolumi ad uso cittadino, quindi macchine che oscillano dai 10-15 mila euro, quella macchina con quel brand che è diventato uno status symbol. Questo si paga. Se io volessi comprare oggi una Tesla Model S per poterla utilizzare in città, perché per questo è nata e perché si può tranquillamente percorrere la città in lungo e in largo con tutta l'autonomia che hanno queste macchine. E allora pagherò il brand anche se c'è tanta tecnologia dentro. Ma se andiamo ancora più in basso, se io volessi prendere una monovolume per il bimbo, per mio figlio che compie 18 anni e volessi scegliere una Mini Cooper S con interni in pelle e il brand della Mini, dovrò pagare in più rispetto a qualsiasi altro perché di status symbol stiamo parlando. In poche parole, si determina il prezzo anche in base a ciò che il consumatore stabilisce in termini di qualità e di bellezza a livello sociale. Purtroppo è questo. Vi do un esempio lampante. Quando ho letto un libro di Warren Buffett, lui parlava di questo. Ti esempi, io ho voglia di un gelato e allora se ho voglia del gelato per la famiglia e in condivisione alla famiglia acquisto 2 chili di gelato in vaschetta e lo porto a casa. Boh, mi sparo dell'algi da 4-5 euro per la vaschetta. Ok, se io volessi prendere il gelato nella miglior gelateria dove tutta la mantova bene seduta con la gamba a cavalcioni all'ingresso,
per 50-70 grammi di gelato 3 euro, cioè 2/3 e la vaschetta da 2 kg. La determinazione del prezzo è in base alla tipologia di domanda e a chi verrà venduto. Questo è l'esempio lampante. Voltiamo pagina. Siamo a determinare il prezzo in base alla concorrenza. Per concorrenza parliamo di competitor. Questa metodologia di orientamento sul prezzo deve tener conto per forza dei co deve tener conto per forza della concorrenza, dei competitor, delle aziende che creano prodotti simili. Questa tipologia di determinazione di prezzo fa sì che si possano abbattere i competitor o distanziarli. Come si fa a distanziarli? Significa che strategicamente alcuni prezzi vengano fissati per raggiungere alcuni obiettivi di marketing. Possono essere innalzati, possono essere abbassati. Ricordiamoci che abbassare il prezzo da un punto di vista di marketing serve soltanto per fare impennare quell'algoritmo, per fare impennare quella curvatura di vendita in termini di quote di mercato soltanto a livello momentaneo. Le offerte servono per fidelizzare, per avvicinare, per far conoscere il prodotto, ma non possono essere applicate lungo tutto il tragitto del ciclo di vita di un prodotto. Per quanto riguarda l'innalzamento di un prodotto, invece, si tende sempre a migliorare anche l'aspetto comunicativo, quindi pubblicitario, e a livello di brand, ma soprattutto a livello di sostanza del prodotto, deve dare diverse caratteristiche. In poche parole, il consumatore ha delle pretese e quelle devono essere pagando di più. Il prezzo, questa è una domanda che mi fanno in tanti alunni, il prezzo determina anche la tipologia di consumatore. Facciamo finta di mettere due puntini virtuali. Indubbiamente elimina e seleziona il target. Il prezzo seleziona il target. Ok, siamo arrivati a pagina 153, stiamo parlando di tipologie di prezzi, andiamo ad analizzare cosa sono le tipologie di prezzi basate su sconti stagionali. Lo sconto stagionale è quello che vende dei prodotti che hanno perso la stagione di vendita e vengono acquistati in altre stagioni a minor costo, l'esempio dei gelati a novembre. O parliamo, come nel libro, della pelliccia in estate, si pagano meno. In ogni caso, l'azienda tende a smaltire i prodotti accantonati in magazzino e comunque a quei costi minimi di raggiungimento al fine di poter mandare avanti la produzione. Esistono sconti promozionali. La promozione ve l'ho già detto prima. Nelle promozioni di solito si utilizza quella parola che vi ho già spiegato, obsolescenza, i prodotti che sono di seconda generazione. Quindi quei prodotti che hanno già perso quella fase di vendita durante il picco della comunicazione pubblicitaria e allora per favorire lo smaltimento vengono promossi al fine di poter svuotare. Possono essere promossi anche col multipacco, il 3x2, ma tantissime altre opportunità. Si chiamano prodotti civetta nel volantinaggio. I depliant che ci arrivano a casa sono sempre ricchi in testata, cioè in prima pagina, di prodotti civetta, cioè dei sottocosti che non fanno guadagnare tanto per quella tipologia di prodotto, ma che servono, prodotto civetta, a richiamare l'attenzione del consumatore e favorire il push and pull, cioè spingere e attirare, cioè da casa mia mi invitano ad usufruire di quella promozione che nulla vuol dire altro che o adesso o mai più, farmi alzare dal divano e andare a comprare il Dixon a 7 euro, il fustone da 100 misurini, per poi agevolare all'interno del punto vendita l'acquisto d'impulso, quindi arricchire il carrello con un carniere di prodotti che non erano stati premeditati. Questa è la promozione. I buoni sconto che servono a fidelizzare. Il buono sconto serve per poter comprare una tipologia di prodotto della stessa azienda che li favorisce al fine di farvi avvicinare a questo prodotto. Ci sono anche sconti occasionali che sono utilizzati per inaugurazioni, anniversari, per delle fiere, mostre, eccetera. Leggete sempre gli approfondimenti, ci sono dei monopoli, ci sono dei cartelli, c'è un trust e un antitrust, ne abbiamo già parlato, ma mi piacerebbe invitarvi a queste letture che facciamo e faremo.
Ci sono alcuni errori, gli errori che gli artigiani devono evitare indispensabilmente per quanto riguarda la stabilizzazione del prezzo. Siamo sempre a pagina 153. Io non ve li voglio spiegare tutti, però per esperienza personale vi dico che questi errori sono fondamentali nel poterli valutare e bene o male, ammortizzare le cadute. Il sottoprezzo, tanta gente pur di vendere abbassa il prezzo notevolmente senza considerare che magari una richiesta maggiore imminente farà sì che ci siano pochissimi guadagni. Voltiamo pagina. Ci sono anche tipologie di errori che sono basati sulla sottovalutazione del tempo. Il tempo è denaro. Se un artigiano ci lavora e impiega 100 ore per poter impacchettare un divano, queste devono essere conteggiate. Purtroppo a volte conteggiamo poco noi stessi, voi ragazzi, regalando anche spostamenti, utilizzo di auto. Quindi è una somma totale dove vengono appuntati tutti i movimenti in termini lavorativi e anche l'utilizzo di macchinari al fine di poter non andarci sotto e avere un minimo di utile. Il non pensare alla grande vendita e agli sconti. Cosa vuol dire il non pensare a questo? Perché si vende sempre sperando, da artigiano parlo, di poter vendere qualcosina in più, quindi due, tre richieste al giorno, 4, 5, 10, quelle che siano. Nel momento in cui invece si passa a vendere grandi quantità di prodotto, non si riesce più a capire che le materie prime vengono pagate, che se prima ci guadagnavo e ci lavoravo tutto il giorno per un prodotto, non riuscirò più a compensare la richiesta e comunque ci perderò in termini di guadagno, perché devo calcolare sempre il tempo totale massimo per la produzione di un singolo prodotto e soprattutto per quanto riguarda la possibilità di effettuare degli sconti sempre mai scendendo, cioè sempre rispettando quelli che sono i costi fissi variabili e gli introiti, cioè l'utile che mi rimarrà, quella piccola percentualina. Ah, mi sta venendo in mente di dovervi dare il link di un video interessantissimo, in modo da poter andare a guardare una sintesi di 7-8 minuti dal grande, non dico il nome, ve lo farò vedere dopo, però il Montemagno, sapete che ne parlo, bravissimo e conosciuto, è il guru del marketing qui in Italia, o perlomeno un grande comunicatore. Abbiamo il quarto errore, ed è quello del conto vendita. Cosa vuol dire conto vendita? Perché un artigiano deve sempre starsene a casa sua, nella sua botteghina? Si può pensare di poter delegare dei venditori professionisti o della gente capace di poter esporre e proporre il proprio prodotto. Mai eliminare opportunità di vendita. Bisogna comunque a monte conteggiare i guadagni da dover dare all'ipotetico venditore per conto vendita e sempre ricavarne una quota di profitto. Il quinto errore è quello di non sommare, cioè dimenticare le spese generali. Scusate, se io come lavoro faccio il rappresentante non posso non conteggiare lo spostamento e l'acquisto della mia automobile. Quindi in termini di benzina, in termini di bollo, assicurazione e automobile. Quindi devo conteggiare tutto, compreso le ore di lavoro, compreso la mia professione, compreso carta e penna, cioè cancelleria, compreso il mio commercialista, devo conteggiare tutto. Il sesto errore è quello di trascurare le ricerche di mercato. Il sesto errore non è l'ultimo, io dico sempre che è il primo. Perché non utilizzare una di queste grandi strategie che è il marketing? Perché non parlare con qualcuno che ne sappia qualcosa in più al fine di evitare dei tempi morti e velocizzare il momento in cui gli incassi mi daranno forti agevolazioni in termini di scelte a livello produttivo, cioè acquistare nuovi prodotti, cioè acquistare una nuova auto, cioè rendersi orgogliosi di un prodotto e effettuare nuove ricerche per migliorare lo stesso prodotto. Con questo ho finito, abbiamo finito a livello globale la nostra unità. Ci sono delle domande che avrei fatto io in classe, sapete già che saranno in verifica, sono domande di cose che abbiamo già trattato, quindi guardate il profitto marginale, cosa si intende per il BIP, quali sono le modalità di determinazione dei prezzi, come deve essere il prezzo di un prodotto in una strategia di scrematura. Quindi per poter eliminare o la concorrenza o sorpassarla, come deve essere invece il prezzo di un prodotto in una strategia di penetrazione. Poi abbiamo anche elenchi vari tipi di sconti applicabili al prezzo di un prodotto e spiegano le caratteristiche appena fatto. Vabbè, costi variabili, consuntivi, fissi. Ci siamo. La prossima la faremo sulla pubblicità. Ah, volevo farvi vedere
il link di Montemagno, come decidere il prezzo. È Questo fioraio, che interessantissimo. fioraio cosa mi dice? Senti, do un mazzo. Vi faccio vedere che dura, ma sì, quasi 7 minuti, non di più. E poi lo andrete a vedere, segnatevelo, questa qui ve la dovete segnare. Quindi, come decidere il prezzo del tuo prodotto, siamo su YouTube. Una cosa che volevo farvi vedere, ce l'abbiamo qui, ce l'abbiamo nelle immagini. Mio figlio che disegna il mio iPad, eccolo, Warren Buffett. Io vi invito a leggere qualcosa di questo grande individuo, perché lui non è una persona, lui è considerato il guru dei guru per quanto riguarda gli investimenti e le relazioni interne di traffico di prodotti. Omaha, il mago di Omaha viene definito. Andate a guardare. Perché Warren Buffett viene citato da tutti. Warren Buffett, per quanto riguarda il mercato, stabilisce e stabilizza alcune regole. È un guru. Leggete almeno quello che trovate in giro, tanto per capire qualcosa in più. Lui è poi anche il cofondatore delle 4P, ma di quello ne abbiamo già parlato, quindi ci siamo. Con questo vi saluto, posso staccare.